Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale Il Giudizio di Liz. Sto registrando con uno strumento nuovo per cui non so dirvi come verrà. Quando lo riuscirò a caricare su YouTube, finalmente vedremo un'altra delle definizioni pessime che sono riuscita a ricreare con questi video. Allora, questa è una nuova puntata di libri letti veramente. Vediamo cosa della TBR di novembre sono riuscita a leggere e cosa purtroppo è rimasto fuori, cosa magari è entrato che era non previsto dalla TBR. Il video della TBR ve lo lascio su, magari ve lo metto anche sotto. Nella TBR era presente anche un fumetto che avreste dovuto scegliere voi per quella scelta che voi avete fatto nei commenti a quel video. Farò un video dedicato a parte per la recensione del fumetto scelto da voi. Veniamo ora ai libri che ho letto oppure non ho letto nel mese di novembre. Dunque, partirei da quei due che avevo deciso di leggere in ebook. Per prima cosa partiamo dal classicone, ovvero dall'Isola del Tesoro. Qui c'è il Fido Strumento che, come vedete, è un grande compagno dei viaggi sui mezzi pubblici, grazie alla sua mole. Allora, L'Isola del Tesoro è un romanzo che mi è piaciuto un sacco e che non mi vergogno a consigliare a tutti, a tutte le età. A me spiace di non averlo letto, in effetti, quando ero adolescente o forse addirittura quando ero una ragazzina, perché secondo me anche a 10 anni si può apprezzare un romanzo di quel genere. Adesso che ne ho molti di più, tuttavia mi è piaciuto un sacco. Che cos'è L'Isola del Tesoro? L'Isola del Tesoro, per chi non lo sapesse, sarete forse due o tre. È una storia di avventure e di pirati, ovvero c'è un ragazzino che vive in una locanda con la sua famiglia. Ad un certo punto arriva un avventore in questa locanda che si capisce che ha un passato molto avventuroso sulle navi, che terrorizza un po' tutti gli ospiti della locanda, che però è anche abbastanza apprezzato perché racconta tante storie di mare. È un uomo molto dispotico che beve troppo e che all'inizio sembra avere un sacco di soldi a disposizione, poi li lascia un po' in braghe di tela. Per una serie di avventure legate a quest'uomo che morirà, il ragazzino, che è il figlio dei proprietari della locanda, si trova a partire con una nave alla ricerca dell'isola del tesoro appunto, di cui l'uomo che era lì nella locanda aveva la mappa. Quindi seguiamo il ragazzino con un dottore, un capitano, eccetera, eccetera, su una nave diretti a quest'isola del tesoro e tutte le avventure che loro faranno nella ricerca di questo tesoro con pirati, gente onesta, eccetera, eccetera. È un romanzo, anche se vogliamo, cruento, però non eccede mai in particolari, in dettagli, in squartamenti, eccetera, eccetera. Le persone che muoiono, muoiono e basta, senza stare a fare tante descrizioni truci. Per questo, secondo me, si può leggere dai 10 ai 110 anni. In più, è proprio uno di quei romanzi che tengono attaccati alla pagina, che sono anche molto leggeri, nel senso che no, per quanto succedano tantissime cose, è davvero un romanzo di intrattenimento di qualità, per cui è vero che non è il momento giusto, però se per caso qualcuno di voi ha la fortuna di andarsene al mare durante le vacanze, di Natale, eccetera, eccetera, portatevelo dietro se non l'avete ancora letto, perché è un perfetto romanzo da ombrellone, secondo me, dove per me da ombrellone non è affatto un insulto. L'altro libro che ho letto in ebook e che è diciamo, uno dei libri del momento è Lo schiavista di Paul Bitti, per il quale io devo ringraziare Fazzi che me l'ha inviato e che è un romanzo che mi è piaciuto veramente tantissimo. Lo schiavista è la storia di un uomo che vive in un sobborgo di Los Angeles, diciamo un ghetto nero di Los Angeles, povero, però in un certo modo rurale. Infatti lui ha tutta una serie di appezzamenti di terreni, di coltivazioni, va in giro a cavallo, quindi ha anche delle bestie, insomma. Quindi c'è nel centro no, però nella città di Los Angeles, e poi infatti Paul Bitti l'ha raccontato quando è venuto a Milano, esistono anche queste situazioni di coltivazioni all'interno del centro urbano. Quest'uomo che cosa fa? Si trova anche suo malgrado a possedere uno schiavo
E in più, siccome questo sobborgo si chiama Dickens, ad un certo punto scompare dalle mappe, cioè viene inglobato dalla metropolitana, cioè città metropolitana di Los Angeles, che è una cosa che è successa anche a Milano dopo la guerra, con tutti quei quartieri confinanti di Milano che sono diventati parte della città, ma che una volta erano paesi. Per chi è di Milano, per esempio, questa è la situazione di Affori. Affori una volta era un comune, adesso è un quartiere di Milano. Per cui questa la stessa cosa che è successa a questo Dickens. Ad un certo punto sparisce dalle mappe, spariscono i cartelli che indicano Dickens, non c'è più Dickens nelle previsioni del tempo e quest'uomo che è Bonbon a un certo punto si mette in testa che per far rinascere la sua zona, il suo quartiere, comunque il suo ghetto, una delle idee è riportare in vita Dickens come paese. Quindi cosa si mette a fare? Si mette a tracciare i confini, si mette a cercare gemellaggi nelle città. Questa la parte dei gemellaggi mi ha fatto spisciare, perché questo è, per esempio, un romanzo che, pur trattando di un tema serissimo come la discriminazione razziale, che è ancora molto forte negli Stati Uniti, che sono il paese del sogno americano, il paese dove tutti siamo uguali, e la Costituzione che dice tutti gli uomini hanno il diritto a questo, questo e quest'altro, lui ti dice: è vero, in teoria tutti gli uomini sono uguali, nella pratica c'è chi è più uguale di altri. Tant'è che questa cosa dell'essere tutti uguali lo porta davvero davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti per appunto aver posseduto uno schiavo. Ed è un romanzo giocato tutto sui paradossi, questa cosa di essere cioè di un uomo nero che possiede uno schiavo, che per di più lui cerca in tutti i modi di liberare, perché è un peso quest'uomo, perché è vecchio, non combina niente, se fa qualcosa gli fa i disastri, perciò non è che gli sia anche uno status questo schiavo. Tuttavia, si ritrova appunto a fare questa cosa paradossale, come si mette a dipingere i confini della città con la vernice. Ad un certo punto tenta di riportare appunto in città la segregazione razziale, pur essendo appunto i neri che sono discriminati, poi se la prendono con i messicani allo stesso modo con cui i bianchi danno la colpa ai neri di tutto quello di sbagliato che succede. Per cui è proprio una serie di situazioni giocate sul paradosso e devo dire che Bitti ha la grande capacità di tenere il valore del paradosso fino alla fine. Io ho letto molti romanzi paradossali che poi a un certo punto montano, montano, montano la panna, arrivano fino a un certo punto, come la smontano? Male. Invece lui tiene sempre un livello costante, a volte tira su e poi tira giù, però non arriva mai ad un punto dove non sa risolvere la situazione. E anche se il finale, diciamo, che è un po' una soluzione, che non è particolarmente soddisfacente, non abbiamo colpi di scena, non abbiamo climax, non abbiamo questa cosa. Tuttavia è un finale coerente con tutto quello che lui ha raccontato dall'inizio alla fine del romanzo. E questa, secondo me, non è una cosa semplicissima. In più, oltre a giocare sul paradosso dalla pagina 1 alla pagina 300, quello che è del romanzo, ci gioca benissimo, fa un sacco di senso dell'umorismo, fa delle battute calzanti. Ad un certo punto mi ha fatto molto ridere in una delle prime pagine quando lui è a Washington proprio perché è al processo della Corte Suprema e prima di andare alla corte è andato in giro a visitare la città ed è andato allo zoo e lui deve essere un omone grande, grosso, peloso e quando si trova davanti alla gabbia degli scimmioni, proprio giocando su questo paradosso, ad un certo punto non so se ci sono una coppia lì di wasp bianchi e lei deve fare una battuta involontaria sugli scimmioni quando si trova davanti lui, che lui stesso si autodefinisce uno scimmione come quelli nella gabbia. E quindi la ragazza, presa dal panico, gli dice: "Ah, ma alcuni dei miei migliori amici sono degli scimmioni." Ed è tutto così il romanzo, cioè tutto giocato su luoghi comuni, cose che non bisognerebbe dire, ma che la gente dice a sproposito, e tutto secondo me ben costruito. Per non parlare del padre di questo Bonbon che gli ha fatto fare un'infanzia tremenda, io non vi voglio dire
come, perché vi sto già raccontando fin troppo, leggete il romanzo e mi saprete dire. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di Paul Bitti è stato l'incontro che è stato fatto in occasione di Book City a novembre. Lui è una persona squisita che ha raccontato tantissimi episodi legati alla sua vita precedente, cioè precedente, no, alla sua vita personale, a come lui avesse cercato di inserire questi episodi come episodi raccontati dai suoi amici dentro il romanzo, come questa cosa del razzismo lui cerchi di in qualche modo sminuirla. Proprio come ha fatto nel romanzo, rendendola appunto un paradosso. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, sempre dell'incontro, a parte lui che era una persona meravigliosa, molto carina, che ha spiegato con molta pazienza tutto il suo romanzo, ha raccontato degli episodi buffi, per cui ecco, quello che voi vedete nel romanzo, io l'ho incontrato di persona, cioè non è una cosa, artificiale il romanzo, è proprio come è lui di persona, quindi questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. La cosa che mi è piaciuta sempre molto dell'incontro con l'autore è stato che c'era presente anche la traduttrice che ha raccontato tutta una serie di soluzioni che lei ha adottato per rendere la lingua del romanzo anche nella nostra lingua d'arrivo, che appunto è stato molto faticoso per lei perché c'è una lingua particolarmente articolata, delle scelte lessicali, delle scelte di modi di dire, eccetera, eccetera, tanti giochi di parole che alcuni si vedono anche proprio quando si leggono questi giochi di parole. Per esempio, c'è un uomo che tenta di riscrivere i classici della letteratura americana in chiave nera e quindi cambia i titoli. E questa cosa qui, ovviamente, è tutta giocata sui giochi di parole e come la traduttrice li ha risolti. Questo si vede, insomma, l'ha mantenuto molto bene. E quindi, appunto, oltre alla storia, oltre alle trovate del paradosso, c'è anche una lingua molto ricercata. E io adesso, ovviamente, non ho letto gli altri libri che erano in finale al Man Booker Prize, però questo è il primo romanzo americano che vince il Man Booker Prize. Secondo me è un premio davvero molto meritato e sono contenta che sia stato vinto da questo autore. Tra gli altri libri che vi avevo mostrato nella TBR del mese di novembre c'era Nord e Sud di Elizabeth Gaskell, che ero già abbastanza avanti nella lettura e che quindi sono riuscita a terminare durante il mese di novembre. È un romanzo che mi è piaciuto molto, è la storia di una giovane donna che vive nel sud rurale dell'Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento e che si trova a dover andare a vivere nel nord industriale. Perché il padre, che è un pastore, ad un certo punto ha una crisi di coscienza, quindi non si sente più di fare il pastore nella propria congregazione, va a fare l'insegnante e quindi si devono trasferire da quella parrocchia dove vivono ad una città industriale del nord dell'Inghilterra. Quindi lei si trova a vivere questo scontro tra quella che era la vita di campagna e la vita di città industriale. All'inizio ha un rigetto fortissimo, dopodiché comincia a vedere tutti i vantaggi vantaggio, comunque gli aspetti positivi della vita di città, dell'industria, a conoscere delle persone, ad apprezzarle per quello che sono, gli operai, le persone che si danno da fare, gli industriali che cercano di riscattarsi, anche chi magari è caduto in basso nella scala sociale, ma grazie al fatto di farsi da sé riesce a ricostruire la propria vita e quindi in parte cambierà idea su come la vita di città non sia poi così orrenda rispetto alla vita di campagna. In tutto questo c'è anche una storia d'amore che è marginale. Io all'inizio potevo aver pensato che questa fosse una sorta di orgoglio e pregiudizio nella rivoluzione industriale, che è in parte ancora vero, perché è vero che c'è una storia di amore contrastato proprio dai protagonisti che sono orgogliosi e pieni di pregiudizi, e che appunto nel periodo della rivoluzione industriale, che secondo me è dal punto di vista sociale mille volte più interessante di orgoglio e pregiudizio della Austen. Anche se so che tanti preferiscono Orgoglio e Pregiudizio, appunto.
Io invece devo dire che avendo letto Nord e Sud mi sento molto più affine a questo tipo di romanzi, perché c'è una verità che la Austen non ci racconta. Lei non ce la racconta perché non la conosceva, ma la Gaskell, che l'ha vissuta di persona, ce la racconta. Ci racconta di come vivevano gli operai, della povertà, delle persone che muoiono perché si ammalano lavorando dentro le fabbriche. Di come però ci siano industriali illuminati che cerchino di rendere le proprie fabbriche più salubri, di come cioè la Oste non ci racconta mai la vita dei poveri, la Gaskell ci prova, anche quando loro lasciano la parrocchia perché vanno a vivere in città, hanno delle ristrettezze economiche che chiaramente non sono mai come quelle delle persone che vivono del proprio salario e che vanno a lavorare alle macchine dei tessuti, però racconta di come fanno economie. Questa cosa nella Oste non succede mai. In più, una cosa che io capisco perché Orgoglio e Pregiudizio è preferito a Nord e Sud, perché qui in Nord e Sud i personaggi sono quasi tutti detestabili, mentre è molto facile essere in sintonia con Elizabeth perché è una persona brillante, spiritosa, perché abbiamo un papà che fa morire da ridere. Qui tutti i personaggi sono abbastanza sgradevoli. Margaret non è simpatica perché è molto rigida, è proprio di legno, se vogliamo. La madre è petulante, noiosa, il padre con le sue fisime, che grazie alle sue fisime li manda a vivere in città e quasi li fa morire di fame e di inedia, di tristezza perché non hanno più un bel panorama, perché non possono più uscire a fare le passeggiate, perché l'aria è insalubre. Grazie papà, insomma. Anche il personaggio maschile del romanzo, come Darcy del resto, non è simpatico perché è un uomo rigido, perché è un uomo di buoni principi, però che non si lascia andare. Sua sorella è insopportabile, la madre di lui peggio ancora. Cioè ci sono magari invece dei personaggi, anche la cameriera che hanno in casa, abbastanza sgradevole, insomma, ci sono dei personaggi, quasi tutti i personaggi non sono simpatici o comunque hanno dei tratti positivi e dei tratti negativi, che questo a me è piaciuto perché nella vita vera le persone sono così, sono magari delle persone straoneste come Margaret. Margaret è straonesta, ad un certo punto lei deve dire una bugia e questa bugia se la porta dietro per metà romanzo sentendosi in colpa per quanto lei abbia detto questa bugia per proteggere qualcuno a cui lei tiene veramente e non, cioè, lei la fa stare malissimo il fatto che oltretutto una persona sappia che lei ha mentito la rende ancora più disperata perché lei capisce di essersi resa disonesta davanti a questa persona e non riesce a perdonarsene. Ecco, l'unica cosa che non ho apprezzato di questo romanzo è che alla fine credo che la Gaskell la tiri un po' troppo in lungo. Cioè, arriviamo ad un certo punto, ad una fase che si capisce essere conclusiva, al di là del fatto che uno magari è arrivato qua e quindi lo sa, però la svolta grande è avvenuta nel romanzo e tuttavia avanti, avanti, avanti e poi la parte conclusiva, cioè veramente quando arriviamo al punto in cui succede, 2 pagine, ma due, ecco, cioè io non è che dico per iperbole, proprio 2 pagine, le ultime 2 pagine succede una cosa che è veramente la svolta importantissima del romanzo. E questa ce la chiude in 2 pagine, mentre prima, cioè che è una cosa che io avrei apprezzato in un romanzo snello, ma questo qui non è un romanzo snello, lo vedete, e proprio l'ultima parte, secondo me, è fin troppo trascinata. Per il resto, a me è piaciuto un sacco, se vi piacciono i classici, se vi piace l'Ottocento inglese, vale la pena veramente di leggerlo. Torniamo ad un romanzo più recente, che ormai mancavo solo io, è Figlie sagge di Angela Carter, un altro romanzo paradossale, se vogliamo. Dunque, questa è la storia di 2 sorelle gemelle che ricevono l'invito al 100° compleanno del loro padre, che è nato esattamente lo stesso giorno. Quindi loro vanno a questa festa di compleanno nel giorno del loro stesso compleanno. Questa ricevere questo invito le porta, loro che sono già anziane, avranno, cioè se il padre compie 100 anni, loro ne avranno 75, insomma, a ripercorrere la loro vita, diciamo che sarà ambientato negli anni 80 questo romanzo, da quel giorno, dalla loro nascita, tornando avanti e indietro nel tempo, nella famiglia, le cose che sono successe al padre, ai genitori del padre,
ad altri membri della famiglia, più giovani, più anziani, un su e giù molto molto divertente. Diciamo che soprattutto la prima parte è spassosissima, succedono un mucchio di cose, è un romanzo anche questo paradossale, molto divertente, colorato, è ambientato nel mondo dello spettacolo, il teatro shakespeariano, ma le due ragazze sono due ballerine di fila, per cui oltre a fare le attrici hanno anche tutto questo mondo teatrale, tra l'altro pre-guerra. Tra loro vivono, hanno la loro stagione di successo tra la prima e la seconda guerra mondiale, per cui tutto il mondo dell'avanspettacolo, pre-televisione, poi la televisione arriva dentro il romanzo, e però da loro è particolarmente disprezzata perché è una televisione spazzatura, una televisione anche del dolore, proprio dolore quello sfruttato per fare audience, insomma. Cioè, proprio anche se loro la guardano la televisione, si capisce che non la amano. E diciamo, la prima parte è molto divertente. La seconda parte, che è più dedicata al mondo di oggi, alla giornata della festa, loro che vanno a comprarsi il vestito, e poi la festa in vera e propria, soprattutto il momento della festa, secondo me esagera un po'. Ecco, non è che diciamo che il finale non mi sia piaciuto, un finale molto pirotecnico, in cui succedono un mucchio di cose, pieno di colpi di scena, però. Un po' troppo piume di struzzo, vogliamo dire, io l'ho trovato un romanzo, ecco, la seconda parte, il finale, soprattutto un po' parruccone. Per tutto sommato, comunque, mi sono molto divertita, il romanzo è scritto molto bene, intrattiene tantissimo, e quindi veramente ci fossero dei romanzi di intrattenimento così, grazie Angela Carter. Un romanzo di cui vi vorrei parlare, che non era in TBR di novembre, probabilmente perché l'ho letto a ottobre, e che ho letto grazie a un gruppo di lettura su Anobi, altrimenti Colpifero, perché probabilmente io l'avrei abbandonato, è La straniera di Diana Gabaldon, di cui penso molti avranno già sentito parlare, l'avranno già letto, un romanzo molto venduto, e che tra l'altro da cui è stata tratta una serie televisiva che so che ha molti fan. Allora, io devo dire, la serie televisiva non l'ho vista, penso che però mi sarebbe piaciuta. Il romanzo, perché? Allora, diciamo, vi racconto brevemente la trama. La trama è la storia di una giovane donna che vive dopo la seconda guerra mondiale, è in Scozia, in una seconda luna di miele col marito, perché quando si sono sposati e poi è scoppiata la guerra, praticamente hanno vissuto separati, lei facendo l'infermiera, lui al fronte durante tutto il periodo della guerra, non sono praticamente mai stati insieme. Adesso hanno questa seconda luna di miele in Scozia, dove lui è alla ricerca del suo albero genealogico, lei invece era un'infermiera e appassionata di botanica, va in giro a cercare le erbe. Ad un certo punto, un po' cercando le erbe, un po' avendo visto un rito magico all'interno di un cerchio di pietre tipo Stonehenge, finisce in un buco spazio-temporale e 200 anni precedenti, nella Scozia del 743-47, non si capisce molto bene perché lei dice 200 anni, dovrebbe essere 247, ma probabilmente è un po' prima. Comunque, al di là di questo dettaglio storico, lei quindi si ritrova a vivere tutta la sua vita, una serie di avventure, perché è un romanzo di avventura, tanti hanno detto un romanzo d'amore, secondo me è un romanzo di avventura con una grossa componente sentimentale all'interno. Tutta la sua avventura in questa Scozia del Settecento con i clan, con gli inglesi che l'avevano occupata, quindi gli scozzesi che non sono liberi, si sta preparando una guerra di secessione, quindi tutta una serie di intrighi, di lotte con gli inglesi, di anche lotte per la successione da un clan all'altro, eccetera, eccetera. E lei si trova al centro di una serie di situazioni di questo tipo, compresa la stregoneria, e lei che fa la curatrice in un castello perché appunto ha conoscenze erboristiche più conoscenze mediche derivate dal fatto che faceva l'infermiera, e più appunto una storia d'amore con uno dei personaggi del romanzo. Allora, io questo libro sono riuscita a leggerlo davvero grazie alle ragazze di Anobi che mettevano spesso molte spiegazioni, che erano forse la cosa più interessante, non so, magari raccontavano la filastrocca perché era presente dentro il romanzo, piuttosto che come erano costruiti i clan, che era la cosa che diciamo ho trovato più interessante di tutte. Mi dicono, io non ho verificato, però mi dicono tantissimi che dal punto di vista storico è
attendibilissimo. Il resto, secondo me, io l'avrei buttato nel tritadocumenti. Perché? Perché lei insopportabile e dovrebbe essere l'eroina di un romanzo di avventure. Cioè, io capisco che quando un romanzo è un romanzo realistico, il personaggio può essere insopportabile come Margaret di Nord e Sud. Questo non è un romanzo realistico, questa finisce dopo 200, cioè salta, fa un buco spazio-temporale di 200 anni, quindi allora cerca di farmi un'eroina simpatica. No, lei butterei nel fuoco. Lui, che è il suo fidanzato, cioè veramente più realistico del salto spazio-temporale, è un uomo che non può esistere nella realtà. In più, secondo me, l'autrice, al di là del fatto che lui è l'uomo perfetto oltre ogni perfezione, quindi stucchevole, ha anche una serie di aspetti che davvero, ma basta, cioè il fatto che loro si sposano e lui non ha mai avuto una donna prima, ma perché? Cioè, perché mi devi aggiungere questo dettaglio? E poi dopo che lui dice che appena l'ha conosciuta ha capito che era la donna della sua vita, la donna giusta, mentre prima aveva avuto altre conoscenze e non aveva mai capito, no, lei è la prima volta che la vede, no, lei è la donna giusta, mollami, cioè queste romanticherie veramente melense, veramente da romanzo Harmony, no. Cioè, più le avventure capitano tutte a lei e c'è il mostro di Loch Ness, c'è il mostro di Loch Ness in più, non lo so, viene processata per stregoneria, poi cosa le succede ancora? Poi tutti vogliono andare a letto con lei, basta, cioè veramente no, io, cioè, probabilmente la serie mi sarebbe... E poi, ecco, un'altra cosa, lei si fica sempre nei pasticci e quando proprio non c'è soluzione, arriva lui e la salva, che questo secondo me funziona in una serie televisiva, perché è proprio il momento in cui la vedi l'inquadratura della faccia di lei nel panico che sta per morire, pubblicità e poi arriva lui, fine della pubblicità, arriva lui e la salva. Però nel libro secondo me non funziona, o mi mettete lo stacco pubblicitario o se no, no. Questi erano tutti i libri che ho letto veramente negli ultimi mesi. Volevo anche dirvi che cosa ne è stato di un altro libro che era in TBR e che di cui non vi sto parlando, perché veramente però lo sto leggendo, che è Gli ospiti paganti. Mi sta piacendo moltissimo, purtroppo ho dovuto passargli davanti altri libri perché facevano parte di gruppi di lettura, come per esempio La banalità del male di Hannah Arendt, che è un saggio che parla del processo a uno dei gerarchi del nazismo, anche se mi sembra di capire non di primissimo piano, diciamo una figura di secondo livello molto importante. Era l'uomo che organizzava i trasporti degli ebrei ai campi di concentramento e lei ci racconta che tipo di uomo fosse da come lei lo ha percepito durante il processo. Ve ne parlerò quando lo avrò finito. Sono arrivata a metà perché appunto era la prima metà che dovevamo leggere per l'incontro. Non mi sta piacendo tanto, però ve ne parlerò meglio quando l'avrò letto. Appunto, qua dicevamo che veramente, ma sì, l'ho letto, ma in parte, e appunto, ve ne parlerò anche degli ospiti paganti. Secondo me è bellissimo. Infatti, mi è spiaciuto doverlo interrompere per altre letture. Però devo dire che Hannah Arendt non si può leggere sui mezzi pubblici. In più, l'edizione è faticosa perché ha un carattere. Vi faccio vedere, secondo me è minuscolo, in più non è stampata neanche benissimo, quindi la devo per forza leggere solo la sera con la mia luciona da sala operatoria e questo appunto perché non si può portare, verrà letto, verrà concluso durante il mese di dicembre. Un altro libro che è in lettura è Voci dalla Luna di Dubus, che fa parte del gruppo di lettura fisico di Anobi. Voi direte è un libro che si legge in un pomeriggio, in realtà me lo sto trascinando un po' perché è un libro molto cerebrale e parla soprattutto dei pensieri che girano nella testa dei protagonisti e non è per me personalmente il momento giusto di leggere un romanzo cerebrale. È molto bello, però faccio fatica a leggere tante pagine di fila senza interrompermi. Tuttavia, di questi tre romanzi, più degli altri romanzi che magari se riesco vi faccio una TBR a breve, vorrei leggere a dicembre, vi parlerò in un video dedicato ai libri letti veramente. Grazie per essere arrivati fino qui e noi ci rivediamo al prossimo video. Buone letture a tutti!